Ora facciamo la flebo al piccolo astro, che è il risultato che l'ematocrito è un pochettino basso, vero amore? Così facciamo alzare un pochettino. Ancora un pochino brucia, non è proprio passata del tutto questa febbre, vero amore? Ora noi ci mettiamo un bel po' di vitamina in corpo e di sali minerali. Ora attacchiamo la flebina che io ho preparato, così piccolino recupera un poco di fluidi, visto che di mangiare solo quello che gli do io con la siringa. Aspetta amore, se ti giri poco poco rendi la cosa meno difficile. La flebina. Bruciano un po' con le vitamine perché se no non vuol dire che non erano vitamine. Lui è bravissimo. Vero amore? È bravo, questo piccolino, è bravo, bravo. Lo sai che è per il suo bene. Vero patatino? Dobbiamo guarire il Dobedin, ora ci aiuterà a rimettere tutto l'ematocrito a posto, però a fare salire tutti questi bei rossini, né non vogliamo anemie. Natino bianco gli sta venendo, vero? Ora ci facciamo un bel paio di serie di flebo, vero? Così ci rimettiamo in sesto. Bravo amore, e lo so, ora ti sei seccato, però devi avere un pochino di pazienza, dai, piano piano amore, piano piano. Bravissimo amore, dai, te la sto mandando piano piano. Eh sì, ti sei seccato perché lo sto facendo piano piano, volevi già che avevo finito. Guarda, questo è per 1 chilo, tu sei 1,2 kg, quindi ne stiamo facendo pure poco poco di mano. Ho finito, è finita, perfetta. Ora sei buono che non devo uscire niente, dobbiamo tenere tappati il buchino. Perfetto, ora lui si assorbe con il suo tempo e ti dà tutta la forza che non hai, che inizi pure a sbandare, essere debole debole, Bravissimo, il buchetto si è chiuso, posiamo la siringhetta così non si buca nessuno e ora ci mangiamo due siringhette di pappa buona. Ora vado e gliela prendo.